Ebbene, voilà, amici fratelli della congrega, bisogna andare a bere, a ubriacarsi, non bisogna lavorare. O bisogna lavorare al seguito, sequel del commissario Falò 3, ma basta, queste later. Poi ci sono anche gli stalkers, sì. Ma basta, i tuoi libri non servono a nessuno, sono obbrobriosi, sono degli scarabocchi. Smettila, spaccati la schiena, invece il principe. Sottoscritto, che la gente vuole internare e circoscrivere, anzi ascrivere, ha un'identità speciale. Io non ho niente di speciale, ma mi sono specializzato nella settima arte più pregiata e il commissario, sottoscritto da voi, non sarà più sfregiato. Allora, sì, s'attuò una ribellione in me. E io sono il simbolo della più pura, o sconcia, chissà, dipende dal punto di vista, trasgressione. Uomini, ci sarà un'altra pubblicazione in questi giorni, il commissario Falò 4, terminerò. Una storia tenebrosa, macabra, mista alla pornografia, a sua volta mescolata all'erotismo e all'eroismo di un uomo che in maniera nudissima, superlativa, trasparente, svelerà il vero d'una giungla metropolitana. Ripiena di persone fetenti, strafottente il commissario che viene disturbato dalla gente, dai vicini di casa, che ritrovò il suo ardore. Perduto, smarrito, chissà dove, e riagguantato di tutto cuore. Il commissario en plein forme centrò appieno il bersaglio e stava per far cascare il cellulare con una manata, ecco, Manhunter. Il commissario incitava i giovani a trasgredire, a progredire, a migliorare. E a non lavorare e soccombere secondo i dettami castranti, genitoriali, improntanti al perbenismo. Sarà una storia contro l'ipocrisia. Poi arriverà, interverrà, o citato sarà Rascal alias Matthew McConaughey di True Detective. La futilità, il tempo. Ciò che ci è dovuto in quanto società. La carnalità, la sessualità, questa detection in ambienti e ambiti spettrali, un uomo spettinato, stempiato, sbiadito, nell'anima sfocato che mette a fuoco tutto e riesce a focalizzarsi su qualcosa di ficcante, caliente. Una storia brillante d'un falò, sempre in forma smagliante. Oggi pomeriggio, come consuetudine, ci sarà la sciampata. Sì, conobbi anche un tipo, un topo, sì, quello sì, la biblioteca, no, no, no. Quando svolsi il servizio civile come obiettore di coscienza, perché io essendo coscienzioso già obiettai molto tempo addietro, quindi cattivi lo riceverete nel di dietro, tutto attaccato di dietro, ecco. Uomini arretrati, uomini irrecuperabili. Uomini, iscrivetevi a qualche scuola per recupero danni scolastici. Io posso scolarizzarvi, ma non voglio educarvi. Posso istruirvi, ma voglio anche distruggervi. Mi struggo, struggo d'amore. Ecco, stavo perdendo il filo del discorso. Poi c'è anche il filo di Arianna in quel labirinto, e questa sarà una storia dedalica col Minotauro, con Minorati, con depravati, debosciati, uomini angosciati, uomini azzimati, uomini ipocriti, farisaici. Dicevo, questo qui mi avevano affiancato a un tipo grosso che faceva il grosso. Adesso Stefano facciamo un'altra stampata, una stampa sarebbe stato meglio dire, ma il commissario vuole ardere di furore e si dà anche al folklore. Con manifesta
manifest, con manifestazione, no, manifest, esibizione, annuncia qui la sua nuova, immediata, immantinente, insomma, pubblicazione. Sì, proprio quando fui attanagliato, soffocato, angosciato, tormentato dalle persone che mi volevano istradare, irreggimentare, sedare, inibire e il mio animo prosciugare, ecco che mi dovetti ribellare e per rinascere e me stesso meravigliare, riscoprendo anche ricordi e memorie seppellite in un altrove, da me dimenticato e per l'appunto riemerso in maniera profumata, sono metaforico, il commissario danza in mezzo a un mondo, qui sta crescendo la panza però, di uomini. Anche con poca sostanza, che non possono comprendere le istanze dei giovani, istanze, perché sono stazionati nello stagnante e deprimente vivere consuetamente, come impone la cosiddetta normalità vigente. Qui vige invece uno che vi dice che Nietzsche era un filosofo del cazzo. Uomini, un uomo vero, un uomo sincero, un uomo che rivelerà il marcio più nero. Sarà un noir, un giallo, un romance, di un uomo romantico, anche cinico, miei esseri abietti. Miei netti, miei insetti. Dicevo, un uomo che non nasconde niente, beh, qualcosa, altrimenti dovranno censurare. Non si può fare dire ciò che veramente ci pare, altrimenti veramente ci dovranno arrestare. Ma io non voglio arrestare, essendo inarrestabile. La mia verve istrionica da falò, camaleontico, innegabile, che sia mutevole in questa società, che fa di tutto per affossare il prossimo, con ignobile crudeltà. Ah, ci sta. Che bella rima baciata. Oh, uomini, siete disabili poco agili, il falò è dinamico. Il falò è scalmanato e spastico? Ma uomini, 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 un uomo amletico, un uomo dubbioso, un uomo che a differenza di voi senza scrupoli morali si dà all'immortalità. Ah, e gigioneggia, viaggiando di qua e di là, creando, solfeggiando e a volte romanzando episodi della vita quotidiana da lui vergati con qualche iperbole per ammantare, sto qui a soffocare, per ammantare di leggiadria un mondo oramai privo di poesia. Ma la, il commissario falò tutto. Ale, presto sulle maggiori catene librarie online. Io, creatore del sito mulanlynch.com, da me allestito, congegnato. Bisogna ingegnarsi, bisogna più che altro lavarsi, bisogna impegnarsi e bisogna pegnarsi. Giochiamo di assonanze, bisogna darci. Il falò ci dà, il falò vincula. Il falò qui si dà la volgarità, ma ripeto e ripete, lui stesso ci dà. Ha. Ah.
Alla prossima, uomini.